Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, buon pomeriggio, buona giornata. Programma 97 del Digitale Terrestre Telemaig oppure 884 Calabria e Basilicata. Per poter intervenire in studio 351 93 19 265 oppure la posta elettronica, quindi l'indirizzo mail telemaig@libero.it. Avremo diversi ospiti quest'oggi, permettendo che la tecnologia ci dia una mano. Guarito al Miuli il primo paziente Covid, arrivato in Puglia dalla Lombardia. L'uomo, 56 anni, con insufficienza respiratoria severa, era stato trasferito lo scorso 20 marzo in aereo con una barella ad alto biocontenimento. È guarito il primo paziente atterrato in Puglia da dove? Da Bergamo. La notte del 20 marzo scorso, a bordo di un aereo della 46esima Brigata Aerea di Pisa, con una barella ad alto biocontenimento. A darne notizie i medici dell'ospedale Miuli di Acquaviva delle Fonti, dove l'uomo era stato ricoverato con una insufficienza respiratoria severa a seguito della richiesta dell'azienda ospedaliera Giovanni XXIII di Bergamo. La guarigione di oggi di questo primo paziente Covid che la Puglia ha accolto dalla Lombardia rende davvero speciale questa giornata, ha dichiarato il presidente Michele Emiliano. È una gioia sapere che quest'uomo, arrivato in Puglia in condizioni assai critiche, farà presto ritorno a casa sano e salvo, appena finita la fase riabilitativa, grazie alla competenza e alla professionalità degli operatori sanitari del Miuli. A tutti loro va il mio ringraziamento e un augurio di ogni bene al paziente, che spero porti con sé il calore e l'affetto dei pugliesi. Bene, con me Anna Larato. Anna però non è in studio, Anna ci segue come tanti fanno, come? E attraverso il collegamento proprio a chilometri di distanza. E grazie alla tecnologia si può usare un tablet, uno smartphone, un PC e quindi ci si collega da lontano, in video, solo in audio, ma anche con un semplice telefono si può partecipare a una trasmissione. Ecco perché io sono rimasto veramente un po' deluso, devo dirvi, perché quando si parla di Don Peppino Ciccarone, si parla di Don Nicola Laterza, quando si parla dei problemi, non dico di una nazione, ma di un territorio, bisogna partecipare, dovete telefonare, dovete mandare le mail, lasciate stare questo Facebook, lo so che è più bello invece scrivere sul social. Ma a noi piace ascoltare la vostra voce, avremmo voluto ascoltare le vostre testimonianze. Devo ringraziare quindi Giacomo e Nicola che hanno voluto portare le loro emozioni, i loro ricordi all'attenzione di voi tutti. Ognuno di voi deve partecipare, altrimenti questa trasmissione non ha motivo. La potremmo fare registrata, così avremmo meno dispendio di energie, potremmo farli in orari più comodi per noi e mandarla in onda anche più volte, anziché fare la diretta. La diretta serve a che voi possiate telefonare, ma non per raccontare certo le favolette. Se poi c'è qualche insegnante che vuole raccontare qualche favola affinché i nostri bimbi stiano tranquilli, ci farebbe piacere, senz'altro. Perché? Perché noi abbiamo lanciato questa ipotesi di che cosa? Delle lezioni attraverso la TV, ma pare che non sia stata accolta perché non ho ricevuto centinaia di telefonate da parte di insegnanti. Non è questa una nota polemica, ma è come dire che quando c'è una epidemia, quando c'è un'emergenza, non bisogna attaccarsi, come si suol dire, al social, e bisogna comprendere che il social non è per tutti. E invece la televisione, e purtroppo per chi non vuole la TV, è per tutti, in tutte le case. E allora sappiate usare il mezzo televisivo
anche perché viene fatto gratuitamente, nessuno vi ha chiesto nemmeno un centesimo. Allora Anna, io sono un po' deluso oggi, cara Anna, perché noi abbiamo lanciato da circa un mese, se non ricordo male, questa iniziativa e nessuno ha ancora aderito. Avrei dovuto ricevere centinaia di telefonate, invece nulla. E allora io dico, a che serve avere un mezzo televisivo? A che serve mettersi a disposizione gratuitamente per chiunque volesse, con la tecnologia che c'è oggi, e non ho ricevuto ancora una chiamata di chi che sia che mi dica voglio fare lezioni attraverso la TV. Ma è come mai possibile che poi dobbiamo aspettare che lo faccia magari la RAI dopo un mese e mezzo? O lo faccia qualche network dopo un mese e mezzo? Bisogna comprendere che i cervelli non stanno solo a livello nazionale o nelle segrete stanze delle alte sfere. E allora rispettate un po' quella che è la necessità dei telespettatori. Sono a casa e sono davanti al televisore, per cui dovete comunicare con loro. E visto che le aule scolastiche sono chiuse, fatelo attraverso il video, attraverso la TV. Io questo messaggio, cara Anna, non lo lancio più. E Anna con noi a telefono e una sì, telefonata. Sono qui, buonasera, ciao. Cara Anna, come dobbiamo fare? Come allora, dobbiamo io, fare? Non lo so. Come dobbiamo fare? Un'osservazione che mi è sorta spontanea, come dice Gigi Mazzullo, proprio ieri sera. Credo che fosse in video proprio il leader, se così si può dire, non lo so, insomma, l'esponente politico, ex ministro Salvini, il quale, come dire, aveva avuto questa idea geniale di mettere la TV a disposizione. Io ti ho pensato. Oh, l'idea geniale, se certo, perché noi piccoli... Posso finire, Gino, perché ho pensato a te, perché tu l'hai lanciata... Sì, non ieri, ma effettivamente un mese è passato. Siamo stati, appena io non sono più venuta, perché io ho cominciato la trasmissione in diretta con te seduta lì, sì, dove tu insieme anche a Francesco, che saluto, Francesco, e lo poi puzzo, è stata interrotta perché Covid 2019 ce l'ho imposto, per cui devo essere concorde con quello che dici tu, è proprio così, non riesco a capire, infatti ho detto ma la genialata di Gino non l'ha capita nessuno? Ma non lo so che cosa ti devo dire, noi andiamo avanti e è giusto che esprima questa mia delusione, è una forte delusione, perché poi lo dirò in un altro momento, non è questo il momento. Invece altra delusione è data dal fatto che riceviamo, Anna, tantissime segnalazioni da chi dice io non ho soldini, però ho il mio orticello in campagna e se mi voglio mangiare, non so che ci sono in questo periodo, ci sono le rape, non lo so che cosa c'è in questo periodo, e voglio andare nel mio orticello. No, i finocchi, ne sono assai. A sei finocchi, ai finocchi, voglio andare a raccogliermi i miei pomodorini, i miei finocchi dalla campagna, non posso farlo. E allora si è scritto al prefetto, e aggiungi tu poi Anna, le scrivo per chiederle di intervenire affinché possa rientrare tra le ipotesi di mobilità giustificata con l'autodichiarazione Covid-19, quella di raggiungere il proprio podere da chi, pur non in possesso di partita IVA agricola, debba mettere in atto pratiche agronomiche necessarie e non rimandabili, in quanto andrebbero a compromettere la produzione, anche se questa è per consumo personale. Esatto, consumo personale. E allora se io non ho più lavoro e questo orticello andavo a fine settimana nel mio tempo libero, ho il diritto adesso di mangiarmi il pomodorino o devo per forza andare a comprarlo da fruttivendolo e poi mi dovrete dire rispetto alle lettere A, F, Z e chi più ne ha più ne metta? Un po' di elasticità ci vuole. Ecco, io non comprendo perché ci sia tanti paletti se un mese fa, un mese e mezzo fa, questo Covid-19 era una semplice influenza. O no, Anna? Sì, Gino, allora questa mattina, a proposito di quello che dici tu, se il signor Morgese è sintonizzato può anche chiamare, può chiamare direttamente in TV, mi ha chiamato a casa e mi ha detto che questa battaglia dobbiamo continuare a farla perché anche un suo amico, che insomma non è proprio un giovanotto, per potersela coltivare si è chiuso in casa lì in campagna, perché ha una lamia, dice, cioè una casa, insomma una casetta, e quindi di là lui non si sposta perché sta vigilando anche sulle sue femmine,
per non far vanificare il raccolto. Tra l'altro, anche sempre ieri sera, perché sai, io devo essere come noi giornalisti, dobbiamo essere sempre molto informati, io vorrei tanto leggermi un romanzo d'amore, purtroppo non lo posso fare perché devo essere sempre sulla cronaca e sulla notizia, per cui devo farmi la mia rassegna stampa come quella che anche tu, caro Gino, fai tutti i giorni. Per cui ieri, non ricordo in quale trasmissione perché poi alla fine mi faccio zapping e guardo, in una di queste c'era chi ha fatto un servizio su una TV nella quale si diceva che come sono finite le mascherine, tra poco finirà il grano, tra poco finirà il cibo, perché anche per il grano noi non siamo autosufficienti, anche per il grano noi abbiamo le quote, anche per il grano noi importiamo il 70%, il resto è quello che produciamo noi. Allora meditate, gente, meditate. Anna, a proposito di noi abbiamo una risorsa che, come tante, sono andate via dalla nostra Puglia, dei nostri paesini. Cosa si può avere nel nostro piccolo? Per poter fare le cose grandi bisogna andare dove ci sono le grandi possibilità. E quindi parliamo, Anna, del professore e quindi... E origini santermane questa. Sì, hai letto l'articolo, Gino, quello di questa mattina. E quindi questo diciamo. Professor 7. Sì, dico, questa risorsa di Santeramo, 7 è un cognome di Santeramo, giusto? Sì, lui è figlio del presidente dell'ENI di Santeramo. Sì. A lui è stato dedicato Pietro 7, l'avvocato Pietro 7. Sì. È stato dedicato a lui l'istituto di scuola superiore di Santeramo in Colle a Pietro 7 e il professor invece Alessandro 7 è il secondogenito che insomma come racconta è lì fuori dai confini italiani dove fa la ricerca, dove insomma viene, dove si investe in ricerca, dove la ricerca è vita per epidemie di questo genere. Sì, sì, annunciamo solamente diciamo quelle che saranno le prossime nostre iniziative, senza andare a svelare più di quello che possa essere necessario ai nostri telespettatori. Ecco, Anna, tra un po' ci colleghiamo con qualche rappresentante istituzionale per aggiornare i nostri telespettatori su quelli che sono gli ultimi provvedimenti. Ci aggiorniamo a più tardi, allora. Portami qualche buona notizia, Anna. Va bene, va bene. E non uscire di casa, cioè voglio dire, le notizie che mi devi portare... Se vuoi vado sul balcone, posso uscire? Eh sì, fammi qualche bella foto, se c'è qualche bella immagine. Le strade come sono a Santeramo? Sono pulite? Allora, stamattina sono uscita, no, ma sono andata in banca, previo appuntamento, sì. Perché sai, anche per sì. I soldi tuoi, non è che puoi disporre in questo momento come vuoi, non sono miei, stanno lì e dovevo andare per un'urgenza, avevo bisogno. Mm. Per cui sono stata lì, ho fatto anche la mia fila, davanti alla banca e poi sono entrata come tutti gli altri, quindi ho trovato un paese, una città deserta e quindi mi ha fatto un po' stringere il cuore, però ho approfittato, sono andata in un negozio di caseario, lo storico negozio, uno dei primi, no? Di Santeramo, se non il primo di Santeramo, ma anche il primo di Matera, dei fratelli Calò, e ho comprato un po' di prodotti caseari, perché insomma facciamo crescere un po' l'economia, anche lì non è che va molto bene. E poi di questo possiamo anche parlare, perché abbiamo anche degli aggiornamenti per quanto riguarda anche il settore lattero-caseario, del quale ne abbiamo parlato ampiamente in una delle passate trasmissioni, quindi Gino, volendo possiamo anche
ritornare sull'argomento perché le cose peggiorano. E altro argomento riguarda il latte, è vero? Sì. E quindi adesso ancora peggio, perché Pasqua si resta chiusi, Pasquetta pure, quindi questa produzione non potrà essere consumata, utilizzata. Sì, mi diceva anche il negozio dove sono andata stamattina, che credo che sono, il latte è tutto per lo più proveniente anche dalle carni NOC, insomma, i nostri interlocutori, per cui il danno, diciamo, il crollo delle vendite si sente perché ristoranti chiusi, anche perché insomma non solo i ristoranti ma anche le rosticcerie, perché sai, da noi nelle macellerie, a parte servono sempre come antipasto anche i formaggi, i nostri formaggi tipici della Murgia, perché insomma Sant'Eramo è soprattutto un paese di pastorizia, ci sono i pastori, c'erano, ci sono, sono coloro i quali hanno creato una economia molto povera. Anche su questo, Anna, ritorneremo magari ascoltando le stesse. Certo, qualche testimonianza. Sì, perfetto, ci aggiorniamo a breve allora. Va bene Gino. Non uscire, resta a casa, mi raccomando. Vado sul balcone. Non approfittare di questa mia assenza. Ciao, ciao, ciao. Saluti a tutti, mi raccomando. Mi raccomando. Fate qualche intervento come quello che vi sollecita il direttore. Ho l'assessore Chimienti. Assessore Chimienti, prima ti vedevo meglio, assessore? Prima. Sì, bene, benissimo, assessore Chimienti. Buon pomeriggio. Va bene, sì, faccio io il sacrificio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te e a tutti. Assessore, sono tante le deleghe, non posso dirle tutte. Partiamo da quella che in questo momento ritengo, non dico la più importante, ma quella che sta dando di più, insomma, quella della polizia locale. Sì. Come sta andando? Si riesce a controllare il territorio, perché poi c'è l'emergenza, ma tutte le altre attività devono comunque essere espletate. Beh, il sacrificio è grande, lo si vede, però così si vede anche la presenza sul territorio delle pattuglie. È un periodo difficile, ma non avevo dubbi sulla capacità da parte del Corpo di Polizia Municipale di Acquaviva nell'affrontare questo problema, che è un problema grosso. Credo che sia abbastanza evidente che le pattuglie ci sono. Direttore, deve considerare anche che molte delle attività che noi svolgiamo e abbiamo svolto in passato non possono essere eliminate, per cui a quello che è il lavoro aggiunto per il coronavirus, noi comunque continuiamo a fare quello che facevamo in passato. Non ultimo, stamattina per l'ennesima volta abbiamo controllato in campagna un abbandono rifiuti e anche questa volta abbiamo beccato il trasgressore. Sono tutte cose che non possiamo tralasciare, non tanto per il presente quanto per poter ricominciare poi con un atteggiamento e come dire, una predisposizione psicologica migliore. Non sarà sicuramente bello ricominciare a frequentare il paese o le campagne riempite di immondizia, per cui non è facile, però lo facciamo tutti. Io ho un'immagine, non so a che cosa si riferisca, assessore, un'immagine dove ci sono parecchi rifiuti, sicuramente si tratta di strada extraurbana. Non so se riusciamo a mandarla in onda, regia, se c'è, perfetto.
Ecco, la stiamo guardando, assessore. Se non l'abbiamo controllata, mi dai un'imbeccata per cominciare domani mattina. Io spero che sia stata già pattugliata, controllata e magari anche... No, no, questo l'avete già controllato e beccato il 6 ecco. aprile, il 6 aprile, ecco. Ah, perfetto, perfetto. Ecco, però, le modalità le conosci? Noi andiamo sul posto, apriamo le buste, che non è una cosa bella, soprattutto in un periodo come questo. Chiaramente abbiamo tutti i dispositivi di sicurezza che ci garantiscono a livello igienico, però resta anche l'effetto visivo che non è piacevole. Per cui aprire delle buste di immondizia, poi adesso non ho visto la foto, ma se è quella del 6 aprile... È forte, ricordo pannetti di bambini e via dicendo. Non è una bella cosa mettere le mani nell'immondizia e oggi meno di prima, però lo dobbiamo fare, lo facciamo e devo ringraziare sia i vigili che accompagnano, sia i dipendenti dell'Impregico che in prima persona appunto collaborano e alla fine poi puliscono anche. Ecco, alla fine puliscono anche. La persona che è stata insomma multata, sanzionata sicuramente, e qual è la motivazione? Come spiega questo gesto? Ah, le motivazioni sono tante. Se fa riferimento all'ultima e ancora, tra virgolette, non ha ammesso. Barcolla da una risposta all'altra, però in generale distrazione, colpa dell'azienda che non passa secondo loro, non sono stato io. Beh, insomma, le motivazioni poi magari cedono e l'evidenza poi alla fine fa il suo corso e non possono non ammettere. E visto che poi la multa la pagano, non può essere diversamente. Ecco, per quanto riguarda le buste, il problema fu risolto, quindi sono state consegnate presso le abitazioni le buste per quanto riguarda l'immondizia. Leggevo in un comunicato tempo sì, fa. Tutti coloro, allora, sai benissimo che non è questo il mio ambito, però noi abbiamo il... Noi assessore, approfittiamo della sua presenza, senza nulla togliere a chi ha la delega, no, magari. Facciamo una comunicazione valida, anche per informare ulteriormente che c'è il punto dell'azienda, dell'Impregico, che è oggi al pian terreno di fronte all'edicola di Piazza Vittorio Emanuele a fianco alla sala anagrafe e che distribuisce regolarmente negli orari che sono esposti sulla porta, che distribuisce regolarmente tutto il necessario. Chi ha difficoltà di deambulazione, quindi può tranquillamente chiamare, viene consegnato a domicilio il kit che serve per fare la raccolta differenziata in modo regolare. Ecco, Pasqua e Pasquetta, il tempo magari sarà bello, farà caldo. Sicuro, quest'anno sicuro. Proprio, ma guarda un po', gli altri anni si poteva uscire, tempo cattivo. Quest'anno non si può uscire, tempo bello. Vabbè, speriamo che questo caldo serva a combattere anche il coronavirus, insomma, a isolarlo sempre più. Quanto pare il virus teme il caldo. E quindi, per quanto riguarda il controllo del territorio, bisogna fare maggiore attenzione. Insomma, non si può uscire. O si potrà uscire? Qualche deroga speciale ad Acquaviva? No, assolutamente no. Fino al 13 noi abbiamo la disposizione che tutti conosciamo. Anzi, se vogliamo, il lavoro di chi deve controllare è leggermente più semplificato perché le attività commerciali sono chiuse, per cui anche quel motivo utilizzato spesso per uscire viene meno. Se sei per strada, certamente vengono meno tutte una serie di motivazioni per essere in strada.
e quindi bisogna stare a casa, perché è un altro piccolo sforzo e cerchiamo di non inficiare tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, no? Sì, assessore, purtroppo se i negozi sono chiusi, per esempio pensiamo ai latticini, ecco, facciamo esempio, e questo latte dove va a finire adesso? Tutta questa produzione. Questo ci deve pensare lo Stato. Ma sai, forse, meglio di me che stanno ottemperando con degli aiuti per chi ha le attività. Ora, se sono sufficienti o no, non sta a me deciderlo. Però ecco, è un problema non soltanto per il latte, insomma, è andato in crisi un po' tutto il sistema lavorativo, produttivo. E ognuno però deve fare la sua parte. Io spero veramente che alla fine questo virus non ci lasci soltanto morti e tutto ciò che c'è di negativo, ma che magari una riflessione sana ci porti a recuperare un po' di cose per il futuro, no? Probabilmente ci dobbiamo accorgere che può succedere in qualsiasi momento, bisogna prepararsi. Se non voglio fare il sacerdote di turno, ma bisogna volersi bene, perché piuttosto che fare attenzione al prossimo, faremo bene a fare attenzione a questi aspetti qui, no? Che non fanno grazie a nessuno, niente a nessuno, colpiscono e basta. Io sinceramente ho una mamma immunodepressa di 80 anni. E vado in apnea alcune volte quando ci penso. Preferisco non pensarci. Forse faccio male a non pensarci, dovrei farlo. La campagna si soffre solo a pensarci, figuriamoci chi quotidianamente la coltivava e vedeva fiorire, la propria semina. Non potrà raccogliere questi Direttore, frutti. E cosa ne pensa lei? Sì. Stiamo parlando dell'hobbistica però, perché l'agricoltore, in quanto lavoratore, ha sempre avuto la possibilità Sì. di lavorare. Parliamo dell'hobbistica. Ora, e anche qui non è soltanto quel tipo di hobbistica che è andata in crisi. Io, visto che è il mio settore, sono anche l'assessore allo sport, le lascio immaginare che cosa significa per un istruttore di calcio, pallavolo, fitness, che certo non incassava, non intascava stipendi, però ecco, quelle piccole cifre funzionavano da ammortizzatori sociali. Adesso non ho letto bene le disposizioni, se ci sono degli ammortizzatori sociali anche per loro. Non riesco a capire come faranno a dimostrarlo, però ecco, l'hobbistica è andata un po', anche l'hobbistica è andata in crisi, però se posso essere sincero, mi preoccupo molto dell'agricoltore in quanto lavoratore. Chi va in campagna per hobby, certo, anch'io lo faccio anch'io, però c'è da stringere un po' i denti e la cinghia. Non possiamo pretendere, non è colpa di nessuno, ecco, questo è il problema. Piuttosto io mi preparerei al futuro, che sarà molto 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 difficile. Per dirne una, io noi stamattina, visto che anche il mio è una mia delega, noi stamattina con la presenza via Skype dell'ingegnere Darius, ingegnere dell'ufficio tecnico, abbiamo già cominciato a pensare come fare per far trovare un giardino degno, ecco, le piazze degne a chi comincerà ad uscire. Può sembrare frivolo, ma a livello psicologico non lo è. Cioè, uscire da questa situazione, passeggiare per un giardino e trovarlo incolto, come non può che essere, perché a chi andiamo ad imputare la colpa se non si può intervenire in questo momento? Quindi mi preoccupa più quello che verrà, sinceramente, rispetto a questa operazione che tutti insieme stiamo facendo, no? Quello mi fa paura, il futuro. Mi piacerebbe vedere dei cantieri già aperti, mi piacerebbe vedere dei giardini in ordine,
E questo è. E per quanto riguarda le manutenzioni, quindi cosa si può fare, cosa non si può fare, o è tutto fermo? Noi abbiamo in cassa integrazione la squadra di manutenzione, non sono dipendenti nostri, sono dipendenti di un'azienda esterna che noi abbiamo dichiarato appunto l'impossibilità di poter assegnare dei lavori di manutenzione e quindi l'azienda li ha messi in cassa integrazione, per cui quando rientreranno avranno sicuramente il loro ben da fare, ma mi riferisco ad altri interventi. Noi abbiamo come paese già determinati, quindi abbiamo nel nostro borsellino 12 milioni di euro per lavori pubblici dai progetti Sisus a Campi da Calcetto. Ecco, quelli mi piacerebbe che fossero attivi già alla ripresa, non sarebbe una cosa brutta, ecco. Quando parlavo di modalità che devono cambiare dopo il coronavirus, faccio riferimento anche a queste. Ci vuole molto più, è necessario che i procedimenti siano molto più snelli. E oggi più che mai, ecco, oggi più che mai. Sono delle cose che non vanno, non andavano in tempi positivi, oggi peggio. Faccio un esempio su tutti: noi abbiamo dal 2017 un finanziamento per la costruzione di un campo da calcetto, tra l'altro da 133.000 euro, con 30.000 euro di cofinanziamento. Siamo fermi perché dal 2017 non ci arriva il parere del CONI. Secondo lei è normale? Non arriva il Allora parere. oggi questa. Prego. Non arriva il parere del CONI dal Non arriva il 2017. parere del CONI. Siamo fermi dal 1 gennaio 2018 perché non arriva il parere del CONI. Nel frattempo un paese virtuoso, e Acquaviva lo è, ma non per fare l'apologia a me stesso, è perché noi amiamo il nostro paese. Probabilmente sarebbe la stessa cosa se ci fossero altri al posto nostro, ma la situazione è questa. Abbiamo ripartecipato alla stessa misura nel 2019 e abbiamo riottenuto il finanziamento. Quindi il paradosso è che noi abbiamo 100.000 euro per poter intervenire sul Tommaso Valeriano con la stessa misura per la quale abbiamo già 130.000 euro dal 2017, che non abbiamo speso ancora. Ma questo è un piccolo esempio. Ecco Purtroppo la mia la nostra Italia è prego, bloccata da bene. questo sistema, mal sistema. Io dico sempre, ogni volta che vado a confrontarmi con chi ne sa più di me, perché tecnicamente ne sa più di me, io cerco di porla sempre sull'aspetto, come dire, etico, passionale, poetico. Io voglio sapere, quando dico a un ragazzo, a un bambino, che sto provvedendo ad un'idea, ad un progetto, quanti anni deve avere questo bambino? Perché se lo dico a un ragazzo di 14 anni, mi risponderà che io a 19 anni, quando riuscirete a mettere la prima pietra, probabilmente mi troverò a Milano a studiare alla Bocconi. È assurdo che, ma io parlo l'esempio del campo da calcetto, perché è il mio ambito, ma ne posso fare altri, e non solo d'Acquaviva, ma siamo messi tutti così, per cui. Quello che dico, per ripartire, piuttosto che spingere sui nuovi finanziamenti, no, sull'immissione di nuovi soldi, che per carità ci vorranno, metteteci in condizioni di spendere tra 2 mesi quello che abbiamo già in tasca. Sono soldi nostri, cioè, il paradosso è che sono soldi nostri. E sono soldi che sono stati già finanziati, non li devono stampare. Mentre la nuova immissione soldi freschi sono da stampare, quelli sono soldi che sono stati già determinati e non Assessore, di risalto. sì, assessore, Prego. io comprendo che quando si parli di sport c'è la passione, però dovresti farmi la cortesia di tenere un po' più fermo il telefono. Ah,
altrimenti poi Sì, sono preoccupato. non mi chiamano per intervenire sulle problematiche, ma mi chiamano per dire tieni fermo la televisione, come se fosse colpa mia, io non posso, la televisione la tengo ferma, ma non posso fare più di tanto. Ecco, allora, Chiedo me, assessore, però insomma, sono non volevo cattivo. interrompere. Eh sì, però questo sistema lo deve modificare la politica, ma la politica è testa dura a cambiare, perché ci sono anche stati in altre occasioni, anche il terremoto ha dimostrato, il sisma ha dimostrato che c'è bisogno durante l'emergenza di non avere gli stessi vincoli, di doversi muovere in fretta. E Ma oggi non solo, continuiamo, la io burocrazia la fa da comunque padrona. vedo, dice benissimo, ma il problema è che poi durante l'emergenza dobbiamo acquisire una velocità, ma ce la dobbiamo portare dietro, cioè poi andiamo a mutuare questo sistema. Io non, ormai sono stanco di vedere ospedali costruiti in 14 giorni, perché l'hanno fatto a Milano, adesso lo stanno facendo a Napoli, ma vedrà che tra un po' lo faranno anche. Lo faranno ovunque. Allora mi chiedo perché prima no? E soprattutto adesso possiamo mutuare questo sistema e portarcelo con noi? Cioè, quando potrà accadere se non adesso? Quando? Ecco perché dicevo prima, magari a raccogliere tutto ciò che c'è di positivo in questo periodo nero. Noi siamo piccoli, tra virgolette, politici. Io apro un'altra parentesi, me lo deve permettere, direttore, perché oggi in prima linea ci sono giustamente medici, infermieri e ci sono delle categorie che, ringraziando il cielo, ci sono. E ce le teniamo strette. Ci stiamo leccando tutti quanti la stessa ferita e quindi, per sdrammatizzare, dico sempre, in casa la moglie se la prende col marito, il marito se la prende con la moglie, insieme poi se la prendono con i figli. Ma quando cominceremo ad uscire, in prima linea ci andrà il piccolo politico di paese che dovrà rispondere garbatamente a chi chiede garbatamente, ma non tutti sono disposti ad essere garbati. All'uscita, quando ci sarà il liberi tutti, in prima linea ci andrà a finire il piccolo politico di paese, soprattutto di maggioranza e soprattutto assessore, e fuori dal comune non ci sarà certamente qualcuno ad applaudire. Non so se riesco a spiegarmi. Il dopo fa molta paura. Noi non siamo consiglieri regionali che nessuno conosce. Noi siamo cittadini prestati alla politica che verranno additati come coloro che non fanno andare le cose così come dovrebbero. Io di questo sinceramente ho un po' paura. Non so se riesco a spiegarmi. No, Ecco perché dico. forse chiedo scusa se mi permetto di sdrammatizzare, è per questo motivo che l'assessore Chimienti si sta crescendo la barba, per non farsi riconoscere dopo. Ma io la barba l'ho sempre portata, soprattutto in quest'ultimo periodo. Ah, e Ma fa bene quindi le immagini che ho io del Chimienti sbarbato sono immagini di vecchia data. ero sbarbatello Ah. all'epoca. Ecco, e quindi che cosa Ecco vuoi? perché Sì. mi piacerebbe ripartire con un paese in ordine, con un paese con dei cantieri, visto che i soldi non mancano. Questo è il concetto. Però Comunque. stiamo ancora ad oggi ad aspettare che possano finalmente dire si potrà fare. Certo, aspettiamo il CONI, chiaramente scherzo, non vorrei che qualcuno del CONI se lo leghi al dito questo mio intervento. Però ecco, voglio dire, era un esempio banalissimo che come dire, fa riferimento a pochi spiccioli rispetto a quello che invece è nelle nostre disponibilità. Però, ecco, per esempio, quell'intervento lì che per Acquaviva vede impegnati e determinati 130 mila euro, in realtà fa parte di un intervento regionale da circa 10 milioni di euro. E movimentare 10 milioni di euro significa
impegnare un'azienda, dipendenti, tutto l'indotto che crea un'azienda che installa un cantiere. E se non partiamo da lì, subito da che cosa dobbiamo partire? Eh sì. Poi che arrivino anche altri soldi, per carità, siamo tutti più che felici, però ecco, io credo che se non riesce il coronavirus con tutti questi aspetti negativi a smuovere le acque, vuol dire che siamo messi male. Non diamo, ecco, almeno diamo, proviamo a dare un senso a tutto quello che abbiamo visto in TV. Io mi auguro che le bare trasportate dai camion dei militari di Bergamo servano a costruire un'Europa vera. Io manderei ciclicamente quell'immagine, ma non perché io sia un portaiello, insomma, perché credo che quelle siano le immagini più forti degli ultimi 10 anni, oserei dire. Quelle bare trasportate così a me hanno fatto effetto e spero facciano effetto a chi conta. Assessore, allora noi immaginiamo che ci sia qualche acquavivese ad ascoltarci. Cosa vogliamo consigliare a quell'acquavivese che stava allacciandosi le scarpe per uscire, per esempio? A quel giovane che si è già messo d'accordo con gli amici perché nel locale vogliono festeggiare la Pasquetta, a quei signori che sono messi d'accordo con altri amici perché hanno la tavernetta già pronta per la frittura, non so di che cosa. Ecco, o chi va ancora oggi, se ci va, al bar dietro, non so dove, a bersi il caffè. Che cosa vogliamo consigliare a tutte queste persone? Perché sono quelle persone che vorrebbero anche con lo stesso spirito magari andare in campagna a farsi la passeggiata con la scusa dell'orticello, perché non tutti hanno, voglio dire, il terreno coltivato. Cosa vogliamo consigliare? Perché voi avete la situazione sotto controllo. Certo, non avete i numeri, la situazione, non so, reale al 100%, ma gli umori li ascoltate quando parlate con il Presidente della Regione, quando vi sentite con gli altri sindaci. Forse è meglio chiarire un po' l'idea a chi ci ascolta, ecco. Beh, noi intanto diciamo che per fortuna in Puglia la situazione non è drammatica, abbiamo visto i nostri fratelli di Bergamo, di Veneti e piemontesi, lì sì che la situazione. Vogliamo fare l'apologia a noi stessi, diciamoci anche che la situazione non è drammatica anche grazie al nostro comportamento, mettiamola così. Mi verrebbe da dire siamo bravi malgrado noi, però ecco, per essere concreti e dare in tutti i modi di sollecitare la coscienza, io dico di pensare ai propri genitori, ai genitori, soprattutto a quelli anziani, che non meritano certamente, dopo aver fatto l'Italia, perché i nostri genitori anziani oggi sono quelli che nel dopoguerra hanno sofferto molto e si sono messi sulle spalle il peso di una ricostruzione difficile. Bene, pensiamo a loro e evitiamo di fargli del male, per cui restare in casa altri 10-15 giorni certamente non ci rende più poveri, lo possiamo fare, ecco, tagliamo corto, lo possiamo fare, restiamo a casa, godiamoci un altro po' le quattro mura di casa nostra, poi alla fine non si sta neanche tanto male, recuperiamo cose che non facevamo tanto tempo, io ho ripreso a leggere, non mi vergogno a dire che era un'abitudine che avevo perso, ti siedi lì, cominci a leggere o ad ascoltare un po' di musica e ti godi, soprattutto nel mio caso, i genitori che magari avevi in un certo qual modo messo da parte, non per il gusto di metterli da parte certamente.
Quindi restiamo a casa ancora un altro po', poi usciremo e ci abbracceremo, mi sa che è troppo presto per poterlo dire, ma magari cominceremo a farlo in occasione della festa della Madonna di Settembre. Almeno le previsioni a quanto pare sono quelle. Ecco, assessore, ma la mamma ci sta guardando, assessore? Mia madre? Sì, ed è appena passata alle mie spalle. E perché non la salutiamo? Facciamo come... Non la vogliamo salutare la mamma? Che poi ci tira le orecchie se non salutiamo la mamma. Dici, ma... No, aspetta. Un attimo solo, vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a salutare la mamma. Vediamo se riusciamo a salutare. Signora Bella. Vede? Signora Bella. Buonasera. Buonasera, signora Bella. Buonasera. Come si comporta il figliolo a casa? Si comporta bene? Buonasera. Come si comporta il figliolo a casa? Si comporta bene? Sì. È un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo. È un bravo ragazzo, ti ha chiesto. Sì, va bene. Comunque, signora, poi mi faccio avere il suo numero telefonico. Quando finisce l'emergenza la richiamo. La richiamo quando non ci sarà lui, così facciamo una bella chiacchierata. Come sta andando questo periodo, signora? Come sta andando? Sarebbe felicissimo. Che sta preparando la signora? I cavatelli? Che cosa sta preparando? Mia madre non sta mai ferma. Questo è stato un altro problema del vivere in casa. Insomma, sicuramente abbiamo dai 3-4 kg presi e ci toccherà andare a correre più spesso una volta finito tutta la crisi. Adesso resistiamo. E voi che andate a correre, io purtroppo è da un bel po' che non lo faccio, resistete, non è il momento, dobbiamo resistere. Allora, assessore, posso chiederle una cortesia? Fra una mezz'ora potremo sentire l'assessore Grilli, voi che siete in contatto anche per poter parlare delle novità che riguardano i tributi? Io provo a chiamarla, non dovrebbe... Se non ha problemi non ci dovrebbero essere problemi. Oh, così fra una mezz'ora mi fa questa cortesia, assessore. E mi saluti la mamma, perché proprio quando stavo entrando in confidenza mi avrebbe raccontato qualche così carino sull'assessore, le ha portato via il telefono. meglio di no. Buonasera, assessore, buona serata. Buona serata a tutti. Grazie. Buonasera, stiamo a casa. Grazie, buona serata, grazie. Ritorniamo quindi in studio perché abbiamo un altro collegamento. Vediamo se riusciamo a metterci in contatto con il consigliere Conca. Eravamo rimasti d'accordo con tutti voi che lo avremmo riascoltato perché avevamo iniziato a parlare di alcuni argomenti, poi il tempo è volato via e non abbiamo più proceduto. Ecco, non trovo il numero. Ecco qua, un po' di pazienza. E non ho più i riflessi vostri, ragazzi, che state a casa. Consigliere, devo chiederle di rimettere la rotazione come era prima, perché noi... Così? Sì, perché no, la nostra apparecchiatura di qua è al contrario. ho capito. Per distinguerci dalle TV nazionali, siccome non abbiamo grosse risorse, allora ci inventiamo qualche cosa e facciamo le cose strane. E quindi... l'importante è avere un metodo di distinguersi. Ecco, è il nostro stile, quindi si distingue. Quindi chiedo scusa se io vengo al contrario in questa videata. No, non c'è problema. Come va questo pomeriggio? Va meglio?
I dati quali sono? I dati non li conosco, ma ovviamente i dati che ci hanno fornito in queste settimane non sono mai rispondenti alla realtà, e questo non lo dico io, ma lo hanno denunciato molti sindaci in giro per la Puglia, da quello di Bitrito a quello di Casarano, passando per Carovigno e così via. Perché è chiaro che se non si fanno tamponi o quando si fanno passano addirittura 12-13 giorni per ricevere il risultato, è evidente che la situazione è falsata e il contagio è molto più accentuato rispetto a quello che ci dicono, insomma, no? Quindi io francamente non aspetto i dati. Sappiamo che dobbiamo stare in casa e lo facciamo. Peccato, peccato che poi succede che i contagi avvengono soprattutto nelle strutture sanitarie, e mi riferisco agli ospedali, ma ancora di più alle RSA, che sono vere e proprie bombe a orologeria. Leggevo poco fa anche di un'altra RSA su Bari, dopo quella della Fenicia, noi Cattaro, ma è così un po' ovunque, perché se non si fanno tamponi agli operatori sanitari è chiaro che non si riescono ad individuare i portatori positivi asintomatici, che di fatto, muovendosi liberamente, contagiano un po' tutti. E quindi, ecco, io credo che siano assai di più di quelli che vengono annunciati, e speriamo che siano asintomatici e con il passare delle settimane, essendo, come dicono, termolabile il virus, si possa sopire la contagiosità e arrivare, come dire, ad una quotidianità più, ecco, a una normalità, diciamo così. Ecco, noi ci ritroviamo appunto a parlare di questi aspetti, i tamponi che non sono stati fatti, come si suol dire, a tappeto, i dispositivi di protezione individuale, per cui se si va, non so, in farmacia, io non ho fatto il giro di tutte le farmacie, ma qualcuna che ho chiesto non ce ne sono, e quindi da una parte c'è l'obbligo di uscire con la mascherina, dall'altro non c'è una mascherina certificata, perché poi ognuno se la può fare una mascherina per proteggersi come una sciarpettina, ma il problema è avere quella certificata, quella che viene venduta ed è stata testata, e non ce ne sono. E ci ritroviamo in questa situazione strana. Gli ospedali che sono stati fatti e potenziati in maniera velocissima, ma forse i laboratori no per il tampone, cioè che cosa è successo? Perché non è un problema nostro pugliese, è un problema nazionale. Poi ci sono illustri di esperti che dicono, secondo noi, non tutti hanno la stessa tesi, sarebbe necessario e meglio fare più tamponi. Lei cosa ne pensa a proposito di questo? Io dico che l'unica maniera per cercare di smontare i cluster e mettere in quarantena i positivi è quella di fare il tampone orofaringeo. Il problema vero è che in Puglia noi siamo stati poco attenti, forse inizialmente per furbizia, perché è chiaro che meno tamponi fai, tanto meno individui positivi, tanto più puoi sembrare virtuoso. Ed è tanto vero quello che dico, che all'inizio del lockdown, dell'isolamento forzato previsto per il DPCM, i tamponi che facevamo in Puglia sono arrivati ad essere 200-300 al giorno, talvolta 400, talvolta 500. Nell'ultima settimana siamo arrivati anche a 2.000 tamponi al giorno, siamo arrivati a 1.600, 1.700, ieri credo fossero 1.100, a dimostrazione che si potevano fare. Ecco, la verità è che in Puglia abbiamo fatto 20.000 tamponi, credo 22.000 tamponi, qualcosa del genere, ma in altre regioni, mi riferisco al Veneto, all'Emilia ad esempio, sono stati fatti tamponi per 200.000 unità, e quindi è evidente che noi non
non stiamo dando un dato reale, stiamo semplicemente spettacolarizzando l'ordinaria amministrazione. Ecco, il fatto che si debbano fare i tamponi in una fase iniziale, lo dicono studi scientifici sulla scorta dell'esperienza cinese e della Corea del Sud, dove si è dimostrato che il tampone è utile farlo se viene fatto da subito, perché così si riesce a fermare un'epidemia, una pandemia. Siccome noi non abbiamo fatto questa cosa in maniera repentina, ecco, io ritengo che al momento vada fatto il tampone a tutti coloro che si trovano a vivere con persone positive. E si è interrotto, Anna? Sei collegata? Sì, pronto, tu, Anna? Non ti sentivo più. Buonasera, buonasera consigliere. Sì, no, sarà arrivata qualche chiamata, ho interrotto la connessione. Prego, dicevamo. Ah, sì. No, dicevo, bisogna a questo punto fare i tamponi a tutti gli operatori sanitari, a quelli che stanno nelle strutture ospedaliere Covid e non Covid, e a tutte le residenze sanitarie per gli anziani. Ovviamente andrebbe, secondo me, fatto il tampone anche agli operatori all'interno dei supermercati, perché lì andiamo tutti e quindi è chiaro che vanno verificati, così come alle poste o alle banche. Ecco, se però noi non ottimizziamo la rete, non facciamo entrare nel circuito gli istituti zooprofilattici, non ci mettiamo l'IRCS De Belli di Castellana, che ha due macchinari per analizzare. Addirittura a Castellana mi dicono se ne possono fare 400 ogni 4 ore, quindi vuol dire che solo da Castellana Grotte ne potrebbero uscire 2400 al giorno. Ecco, il perché non lo stiano facendo è da ricercarsi un po' nella querelle con la Lombardia sui reagenti. Ma la verità è che non è proprio così. Il problema è che si è preso sotto gamba e si è dato poco peso a questa questione. Oggi dobbiamo naturalmente far conto anche del disastro, diciamo, socio-economico che sta venendo fuori e che francamente mi preoccupa molto, perché l'emergenza sanitaria passerà mano a mano, si sta parlando di fase 2, di fase 3, di step, eccetera, eccetera. La verità è che qui c'è tanta gente che non sa come fare a pagare le bollette, ci sono tante attività che non stanno pagando gli affitti, le bollette continuano ad arrivare, ci sono finanziarie che si negano a telefono per rimodulare o bloccare i prestiti effettuati, e quindi è chiaro che senza un'iniezione di liquidità immediata e non di garanzie per ulteriori prestiti e indebitamenti privati, ecco, la situazione crea sicuramente comorbidità. Ecco, ci sono tante patologie che con la solitudine stanno venendo fuori, e parliamo di depressione, del fatto della sedentarietà forzata che ti provoca ulteriore disagio diciamo psicologico oltre che fisico. Io non so, vedere questi sceriffi che vanno per strada a multare gli anziani mi fa dispiacere, perché poi vedo invece che chi dovrebbe preoccuparsi di tenere sterili gli ambienti più delicati non lo fa. Oppure vedere Emiliano che va a ringraziare i cinesi dopo aver pagato la merce all'aeroporto, facendo un collegamento in diretta come se fosse successo qualcosa di eccezionale, si sta spettacolarizzando l'ordinaria amministrazione. E naturalmente nessun accenno, nessuna parola sulla truffa fatta alla ASL Bari e non solo, perché sono state vendute anche all'ASL di Taranto, agli ospedali riuniti di Foggia, a Brindisi, eccetera, eccetera, dove mascherine FFP3 acquistate ad ottobre 2019 al costo di 36 centesimi sono state rivendute fino ad arrivare ad un prezzo di 20,28 euro, con aumenti del 4.100%.
È chiaro che di queste cose un assessore alla sanità, un dipartimento di salute, visto che i direttori generali sono di nomina assessorile, ecco, doveva occuparsene. Ecco, il procuratore aggiunto Rossi ha fatto questa indagine, ha sequestrato 1.100.000 euro in via preventiva alle tre aziende coinvolte, ma se andiamo a scandagliare i bassi fondi, ecco, io lo denuncio da anni, il problema vero è che questi sprechi, in assenza totale di controllo di gestione, sono stati fatti sempre e soprattutto in periodi di pace. E io proprio oggi ho scritto al procuratore aggiunto Rossi per chiedergli di continuare a verificare tutto ciò che sta succedendo, ad esempio nella questione della gara dei disinfettanti dove c'è l'acido paracetico, oppure nella gara del lavanolo, una gara da 187 milioni, oppure nella gara per i sistemi di ventilazione non invasiva come le CPAP e le BIPAP, dove il prezzo è raddoppiato e triplicato, l'unica cosa ad essere diminuita è stata la fornitura di filtri per queste macchinette date agli assistiti. Anziché una settimana si è passati a darne una al mese, e c'è gente che è allergica e soffre e deve cambiarlo settimanalmente che se lo sta comprando. Quindi se andassimo a verificare tutte queste cose noteremmo che uno dei tre coinvolti nello scandalo dei DP è zio dell'altro dell'acido paracetico, che naturalmente sono congiunti dell'ex che aleggia ancora nei corridoi che contano all'interno delle ASL e delle strutture regionali. Consigliere, allora, tra le segnalazioni che riceve, le telefonate che riceve da parte dei cittadini, quali sono le esigenze, quali sono le priorità secondo lei? Ma le priorità sono davvero tante. Poco fa mi ha chiamato una signora di Bitonto che mi voleva chiedere indicazioni per un'associazione, perché aveva avuto 100 mascherine artigianali fatte in casa che ovviamente non possono essere donate agli ospedali perché non manca la certificazione europea. È paradossale che non siamo ancora riusciti dopo un mese e mezzo a certificarci autonomamente dispositivi di protezione, quindi siamo costretti ancora ad importarne. Ma c'era una signora che mi scriveva. Purtroppo quando ci sono delle chiamate c'è l'interruzione. Sì. Pronto? Sì, dicevamo, sì, della signora. Intanto sì. Ci perdiamo. Sì. No, c'è la signora Antonietta che mi scrive da Ostuni per dirmi che stanno chiudendo l'ospedale di Ostuni, come da Castellaneta hanno deciso di chiudere per due settimane l'ospedale, ma mi ha scritto Simone che non riesce, essendo quarantenne e convivendo con il padre, non riesce ad ottenere né le 600 euro che erano previste per le aziende ma che non sono ancora arrivate perché lui lavorava nel volontinaggio, non riesce ad avere il reddito di dignità, né papà guadagna 800 euro. Ecco, ci sono tante tragedie umane. C'è Pasquale che mi scrive per la moglie che, pur essendo della provincia di Bari, l'azienda la costringe 4 ore ad andare. E purtroppo deve andare. Dobbiamo far muovere queste persone perché i servizi esternali continuare, perché sono davvero tante le persone che hanno diciamo la necessità di essere ascoltate, e io cerco, come dire, di farlo. E un amico poco fa mi scriveva dicendomi che ci scusiamo con voi, però purtroppo... Sì, sì. Mi senti adesso? Sì.
forse mi sto spostando perché magari così diciamo sono più vicino alla rete, vediamo sì. Un po'. E dicevo, un amico mi scriveva poco fa che sono state assunte 28 persone, di cui 15 impiegati per vigilare i pozzi. E naturalmente sta succedendo in acquedotto pugliese. In questo momento anche l'immeritocrazia e le furberie non si fermano, no? Adesso mi ha scritto una persona che ha il marito in carcere chiedendomi se devo andare a Bari e perché forse vuole andare a trovare suo marito. Insomma, sono tantissime le richieste di ogni genere, da un aiuto, da un consiglio, da un'informazione. E quindi, come dire, c'è l'imbarazzo della scelta. Cerchiamo di fare quello che si può. Un signore di Salvatore da Mola che lamentava il fatto che sua figlia, con una bambina di 3 mesi e una di 3 anni, è in attesa ormai di tampone da 8 giorni perché praticamente suo marito è stato ricoverato al Miuli nell'area Covid, essendo risultato positivo, e loro sono ancora lì in attesa. Ecco, c'è veramente una gestione molto complicata. Certo, non sarà facilissimo, ma io naturalmente vedo tanta disorganizzazione e senza un assessore alla sanità che si dedichi H24 alla materia, essendo peraltro un periodo di emergenza, diventa davvero complicato. Io ho subito anche Emiliano mi ha scritto che non posso neanche più scrivergli da WhatsApp perché sennò mi blocca, e quindi è chiaro che ha dato ordini ai suoi di non darmi indicazioni, quindi io continuo a scrivere mail alla mail che mi ha dato, ma non ho ricevuto risposte, nella speranza che poi qualcuno si attivi. Davvero è sconvolgente quello che sta succedendo, ma come dicevo sono molto preoccupato del danno socio-economico, perché credo che se non interverranno a breve iniezioni di liquidità a fondo perduto e in aggiunta a quelle che possono essere gli investimenti futuri e quindi le garanzie, credo che il disagio lavorativo, sociale, economico sarà rilevante e ci accompagnerà ancora per anni. Bene, consigliere, la lasciamo ai suoi affetti. Sentivo un sottofondo. Grazie. Affettuoso. Io c'ho 4 figli che hai voglia di dire di stare in silenzio, ma anche alcune sono piccole, ma anche le più grandi non è che scherzano. No, ma è giusto che sia così, perché si rappresenta quella che è la situazione di tutti gli italiani, quindi dei pugliesi. Certo. La ringraziamo, certo. La ringraziamo. Grazie, buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie, altrettanto a voi. Grazie. Ciao. Allora, Anna. Allora Gino, sì. Dovevamo sentire, a proposito delle belle notizie che ci arrivano dalla Regione Puglia, la prossima volta dovremmo chiedere al consigliere Conca, parliamo con il consigliere Conca perché insomma registriamo la sua disponibilità sempre ad intervenire in trasmissione, quindi lo ringraziamo per questo. Sul bollo auto, perché anche lì la Regione Puglia non sta facendo né una rateizzazione come in altre regioni, né una sospensione del bollo auto. Quindi vogliamo capire a che punto siamo con il bollo auto. Altra più che domanda, dovevamo risentire, se non ricordo male, il segretario della filiera CGIL, Silvano sì. Penna. Proviamo adesso per quanto riguarda le mascherine, perché se non sbaglio proviamo adesso tutti. Anna, con l'assessore Grilli, vediamo se sì. Così comunichiamo le novità dal punto di vista finanziario che riguardano Acquaviva. E sì, dobbiamo ascoltare poi anche che queste mascherine mi sembra, non so, un tesoro, non si capisce perché non si cominciano a confezionare, quindi legittimamente. Il problema è nella certificazione. Con la certificazione, doveva farlo sono ritardi. Già questa settimana, quindi dovremmo un po' sentire come sono lì, come stanno andando
anche le cose da quel fronte, perché insomma avevamo sentito che da questa settimana si sarebbero dovuti attivare per entrare in produzione, dopodiché non abbiamo saputo più nulla. Eh sì, il problema è la certificazione, dicono. Abbiamo sentito anche il grande affare per l'acquedotto pugliese, insomma anche questa bella notizia, io avevo avuto questa nota stampa, per cui anche lì non sono cose che non ci piacciono, non ci piacciono né a noi giornalisti, non piacciono ai cittadini. Insomma, qui si pensa sempre ad altro e l'emergenza poi va così. Ci spostiamo a San Michele di Bari, vediamo se riusciamo a metterci in contatto con Piero. Ieri non siamo riusciti, vediamo se siamo più fortunati stasera. E allora la nostra mail telemag@libero.it oppure 351 93 19 265, programma 97 del digitale terrestre Telemag in Puglia, Basilicata, Calabria 884. Niente, sono sfortunato, non riesco a mettermi in contatto con Pino. Una curiosità che mi scrivono, sì. Sanificano e come dire i centri cittadini, ma i cimiteri, Piero? Non fanno nulla? Sì, i cimiteri qua sono chiusi? Però vanno disinfettati. Come? Mi dice una signora. Piero? Anna, abbiamo Piero. Buonasera. Caro Piero. Buonasera, buonasera. Ciao Anna, ciao Mari. Ciao Luigi. Ciao. Sta bene così? Va bene. Devo girarlo. No, non ti muovere, non andare via, stai a casa. devo girare. Non ti muovere. Sto bene. Stai bene, non scappare adesso che okay. Ti abbiamo acchiappato. Cosa hai gustato oggi a pranzo? Allora, oggi, oggi mia moglie ha fatto... Non ce lo vuoi dire? Non ce lo vuoi dire? Chiediamo ad Anna prima. Chiediamo ad Anna prima. Beh, prima le signore. Prima le signore. Anna? Indovina un po', Gino. Cicorielle con le fave bianche. Una cosa che piace a te tanto. Minestrone. Bravo! Hai visto il minestrone? E a te piace il minestrone, Piero? A volte... lo mangio, sì, diciamo che non è uno dei miei piatti preferiti. Ma perché a non piace il minestrone? Poi faccio un bel passato, non lo lascio così. È colpa della scuola, lo rendo ancora più gradevole, ma agli uomini non piace, anche qui registro lo stesso come gradimento, vale a dire zero, lo mangiano però. Gradimento zero? ma scusami Anna, se stiamo dicendo che c'è la depressione stando a casa, i pranzi devono essere di quelli che portano gioia, questi minestroni, se non per piacciono esempio, è meglio non farli. Questo è anche vero, sì, hai ragione. Comunque, per parlare di pranzi, fra un po' chiamiamo Leonardo. Leonardo, stai pronto che ti dobbiamo chiamare. Ma Piero cosa ha mangiato? Non ce lo dice. Fa finta. Se non mi date il tempo di dirlo, che cosa... Cosa ha cucinato la signora? Allora. Sì. Allora, diciamo che oggi ha preparato un rustico con Frustel e ketchup. Diciamo sono dei è un rustico, si chiama rustico, non lo so com'è. No, è un rustico. Vabbè, e poi vabbè, un'insalata di pomodori. Mm. Che altro? Farfalle con sugo semplice. Farfalle? Farfalle, sì, farfalle. Vabbè, ma pasta. Scusami, ma tu il menù ce l'hai detto al contrario, forse? Allora, come primo? Scusami, tu sei partito col rustico, poi i pomodori e poi mi sei arrivato alle farfalline, che al contrario. Tu mi fai una domanda
mi fai le domande a contropiedi, mi devi dare il tempo di mettere insieme il menù. I pensieri e il menù. Primo, farfalle con sugo semplice oggi. Pomodorino, che significa semplice? Diciamo sì, soltanto un sugo, diciamo, fatto con così, sugo, lo chiamiamo un sugo semplice. tu non sei preciso come Leonardo. Leonardo ci dice i singoli ingredienti. Vabbè, io i singoli ingredienti non te li so dire al momento, diciamo. Tu mi prendi in contropiede. sì, e quindi? Niente, quindi... E poi vino, abbiamo, poi, vino, un bicchiere di vino. Guarda, mezzo bicchiere. Vino, quello che ho fatto io quest'anno, sì. È quasi finito. 70 litri, quasi finito. Non me ne va bene una, nemmeno una bottiglia di vino. Esce da questa telefonata, Anna. Le farfalle sono volate via, il vino è terminato e va bene. Il vincotto pure, quindi, e va bene. Eppure comunque, c'aveva una bottiglia già prenotata. E allora, hai seguito la passione, Piero? Quella del 2006? Sì, sì. E quella del 2007? Certo, come no, certo. Bravo Lorenzo. Ormai bravo. Le conosco quasi a memoria. Bravo Lorenzo, vero? Bravo Lorenzo, sì, ieri era nella passione che avete trasmesso ieri, quella del 2007, era la prima volta che Lorenzo interpretava Gesù. Lo sai che parecchie persone ci hanno chiamato perché erano preoccupate. Perché? Dice, povero figlio, non gli faceva freddo. Effettivamente, guardando quelle immagini ieri, mi sono accorto che c'era un vento abbastanza sostenuto. E il periodo in cui le facciamo le passioni, di solito fa freschetto. È fresco, sì. Ne so qualcosa in prima persona. Starò invecchiando, ma le ultime tremavo, battevo i denti quando facevo la mia parte. La tua rappresentazione migliore qual è stata? Quella di Pietro o quale? Beh, diciamo che non posso dire qual è. La prima in assoluto è stata, io nella prima passione ho rappresentato Pietro, l'Apostolo Pietro. E devo dire che quella ti rimane, come credo, la prima volta che ognuno ha interpretato il suo ruolo, rimane dentro di sé, a prescindere se l'ha fatta bene la parte o meno. Pietro sicuramente è la prima volta che l'ho fatta, mi ha emozionato molto, poi ho fatto altri ruoli e anche gli altri mi sono piaciuti. E non so poi se... Voglio dire se sono stato bravo o meno. No, non so, domani forse avremo, oggi abbiamo... Quale? 2011 stasera, Piero, non uscire, stasera. Non andare al cinema, stai a casa. No, non vado al cinema, no. E seguite. Mi piazzo davanti a Telemike e me la gusto. Ieri abbiamo tentato di chiamarti e non siamo riusciti a metterci in contatto. Non ci dire perché, non lo vogliamo sapere. Non lo vogliamo sapere, sono cose tue. Però tu che cosa chiederesti ad Anna? Per esempio, mettiamo che Anna ti inviti a pranzo. Sì. Cosa chiederesti ad Anna di prepararti? Così magari domani preparo un piatto che piace agli uomini che lei dice che non piace il minestrone, che sono insoddisfatti del minestrone. Ma proprio il verde non piace pure, eh? Il verde. Il colore verde nel piatto li terrorizza. Vediamo un po' Piero che cosa consiglia. Mo dirà che l'abbiamo preso in contropiede. Allora, prima di tutto, secondo te deve essere Anna che deve invitare me? Dovrei essere io che invito Anna. Anna, ci abbiamo un invito a San Michele, solo che non c'è il vino. Non c'è il vino, non so, che cosa ci darai a mangiare qua, se non c'è nulla, scusami. Aspetta che chieda a mia moglie. Va bene, ma bella tu che cosa consiglieresti? Comunque,
A proposito di cibo, Anna, adesso vi do una brutta notizia. Che è successo? Sono aumentati i prezzi? Addio al pesce fresco sulle tavole dei consumatori pugliesi per l'emergenza coronavirus, con il raddoppio della vendita di pesci importati dall'estero e surgelati a discapito del pescato locale con le barche ferme nei porti. E quanto denuncia la Coldiretti Puglia, non io. Quindi io stavo pensando, veramente sto dicendo questo perché stamattina avevo avuto un'idea, dico domani preparo riso, patate e cozze, so che a Gino piace, il riso piace, e poi ho letto questa notizia, insomma mi sono, ho detto chissà se domani riusciamo a trovare qualcosa di ittico delle parti nostre, staremo a vedere, quindi neanche il pesce possiamo controllare a questo punto. E vedi, non la posso neanche invitare, ma volevo fare il pesce io quando la invito ad Anna. Hai visto Gino? Guarda un po' che coincidenza. Hai sentito? Senti, è un risotto ai quattro. Un risotto alla milanese, non lo puoi preparare? Un risotto allo zafferano, com'è che si chiama quello? No, non ti piace il riso, Anna? No, Facciamo due melanzane di patate e cozze, la tiela barese. Patate e cozze, pesantuccio, ci dobbiamo mantenere leggeri in questo periodo. Pesante, dici tu, no? Penso, sì, come no, sì, sì. No. E allora che dobbiamo fare, riso in bianco, come malati? Patate e cozze, no. Non è pesante. Fra un po' chiamiamo Nicola Gravina, che lui se ne intende di riso, patate e cozze. Lo prepara. Ma è vero, lui è uno chef uno di chef, porto, chiediamo no? A lui cosa ci consiglia. Allora, Piero, un invito ai nostri amici a seguire questa sera quella del 2011, abbiamo detto. Perché? Cos'ha di particolare quella del 2011? Ricordi qualcosa? Beh, diciamo che le rappresentazioni sono tutte quante, diciamo, e chiaramente la storia è quella, per ogni rappresentazione ha dei suoi momenti particolari, diciamo, ci sono chiaramente negli anni si è quella passione si è, anzi ecco vedi, mi hai fatto ricordare quella del 2011 è stata la prima passione senza Nino D'Alessandro. Nino D'Alessandro ci lasciò nel 2010 e quindi è stata la prima passione senza di lui. Se non vado errato, non vorrei sbagliarmi. Quando c'è stato, quindi questa è da vedere, anche perché per vedere quello che siamo riusciti a fare noi senza di lui. Lascio agli spettatori giudicare. Adesso mi hai fatto ricordare, vedi, mi è passato anche il sorriso. Mi hai fatto ricordare questa cosa. Sì, da 2011 era la prima passione senza di lui. Quindi è da seguire questa. Infatti noi c'è una dedica all'interno del filmato che riguarda D'Alessandro. Sì, credo di sì. C'è questa dedica. Sì, vabbè, sarà un'occasione per ricordare anche Nino D'Alessandro, il grande D'Alessandro. Nino D'Alessandro. Va bene, Piero. Ideatore. Piero, ti ringraziamo di averci dedicato questo tempo. Grazie a voi. Domani non ci possiamo incontrare perché alle ore 16 trasmetteremo in diretta la lavanda dei piedi dall'ospedale Miulli. Bene. Diretta. Bene. Sarà presieduta da sua eccellenza, dall'arcivescovo Giovanni Ricchiuti. Sì. Vescovo della diocesi di Altamura Gravina. E quindi ci seguirai tu senz'altro. Anche perché io ti controllo, vedo su Facebook, non sfuggi. Tanto fra un po' saremo tutti controllati con queste app. Già lo siamo già adesso. Già lo siamo, Gino, già lo siamo. Poi saremo ancora più controllati. Bravo, così sì. Sì. È lo scotto che dobbiamo pagare per la tecnologia. E allora, Piero, sarà un Giovedì Santo diverso quello di domani. Ma sicuramente, rispetto per agli tutti. Altri anni, sarà... Per tutti, speriamo noi. Sia unico rispetto che non si possa ripetere negli anni a venire.
Quindi potremo seguire la Santa Messa nella Cena del Signore, nella Chiesa di Santa Maria della Salute, dall'ospedale Miulli. Bene, lo seguiremo senz'altro. Grazie Piero, buona serata, un saluto. Grazie a voi. Grazie, ciao Piero, non mangiare troppo. Ciao Anna, ciao, alla prossima. Un caro saluto alla padrona della casa, la padrona. Ricordati che tu sei ospite, comportati bene. Buona serata, ciao Piero, ciao. Anna. Gino. Non so, l'assessore, non sono riuscito a mettermi in contatto con l'assessore. Saranno impegnati, no? Sì, certamente, con l'assessore locale. Vediamo se mi risponde, locale nel senso di Acquaviva. Se riusciamo a metterci in contatto con Leonardo. Ma anche con il nostro amico cuoco. Con Nicola Gravina. Sì, sentiamo un minuto. Lui è bravo, ha detto che ha fatto... ha fatto insomma questo mestiere su una nave, preparava delle cose ottime, ci dette anche una bella ricetta. Leonardo non ci risponde, hai fatto bene a ricordarmi, adesso chiamiamo Nicola. Vorrei ricordare anche, magari se ci può dare anche una ricetta, il bravissimo Ancona, perché io ho provato quella ricetta che ha dato, quella torta magnifica, per cui credo che sia stata molto apprezzata quella ricetta, vero Gino? Non l'ho ancora gustata la torta, ma non l'ha preparata. La vuoi già pronta? E che vuoi, che la faccia io? Io sono un pasticcione, non pasticcere. Ma quelle, lui era così bravo a fare il tutorial del pasticcere. Io sono poi anche bella, semplice, facile, perché se comincia a essere complicata io non sono brava, soprattutto per i dolci, siccome non mi piacciono, allora non mi piace stare lì a metterci tanta pazienza, era bella, semplice, chiara, e credo che sia stata apprezzata dalle nostre signore. Qualcuno l'ha preparata? Io vi lancio questa domanda nell'etere, chissà se qualcuno poi mi possa dare una risposta. Né Nicola, ma non chissà quante cose buone preparano queste signore. E poi vogliamo dire, i dolci tipici, quali sono quelli che fate? Credo che poi sono quelli del territorio. La famosa scarcella, per esempio. La fate, sì, signore? La scarcella, quella si fa durante il periodo pasquale. Qui da noi c'è l'usanza, credo anche ad Acquaviva, ad Altamura. Vero, Gino? Certo, certo. È buona, è buona. C'era Nicola, la borsetta, Nicola, oppure il cavalluccio. Dove vai, insomma, Nicola? Quindi... Dove stai? Sono sul balcone a pitturare. Sul balcone a pitturare. Bravo Nicola, ciao! Come? Ciao Anna, ciao! Noi ti abbiamo chiamato perché tu dovresti stare in cucina. Eh sì, ma io ho da pitturare i cancelli qua a casa, che sono una decina d'anni che non si pittura. Oh, è proprio durante l'emergenza. Devi fare. Ci voleva l'emergenza. Cioè, se non c'era l'emergenza, tu non avresti pitturato i cancelli, che sono arrugginiti. Sì, sono un po' arrugginiti. Purtroppo dobbiamo dare la manutenzione anche ai cancelli, anche loro hanno diritto a respirare. Avevo mandato un messaggio ieri. Ecco perché ti vedo stanco. Ma hai la barba lunga pure, allontana il telefono. Bene, ora si vede. Oh, dicevi, mi hai mandato un messaggio, cose private, che stiamo in onda, in diretta. Siamo in diretta. Non dire i fatti nostri. Dicendo che praticamente facendo quel servizio al supermercato all'estero, ieri mi sono recato al supermercato della Vidi Bar, c'erano oltre una cinquantina di persone fuori, aggregate, ammassate, io andai anche a Vigile Urbana e dico, ma guardate un po'. Voi avete fatto questo sistema a lettera, ma la gente c'è di più davanti al supermercato, come no, mai? Scusa, ieri la lettera G era? La G, la lettera mia pure, la gravida. Non è che allora, hai sbagliato lettera e sei andato a posto della N? No, non sono andato, non ho sbagliato, allora, mi sono messo le mani nei capelli. E infatti si vede, stai tutto spettinato. Tutti... Sì, e me lo sono dovuto scappare. Stai scapigliato. Ma poi... Il problema di quel supermercato a Vidi Bar è immenso, è grande, fanno entrare due persone alla volta.
due persone per un supermercato del genere, per me è troppo poco, almeno devono entrare 4-5 persone alla volta, distanziare anche di un metro, ognuno va a prendere la, il salumo, la verdura, la pasta fresca, cioè, stando in quel supermercato due persone dentro, poi è mal organizzato, fuori c'è troppa gente. E vabbè, ma all'esterno non è il supermercato che deve... non può mica vigilare o fare attenzione all'esterno. No, il supermercato no, però... purtroppo sono le persone che dovrebbero vedere se c'è troppa gente. Tu che hai fatto, per esempio? Sei tornato in un'altra fascia oraria. Sono scappato. Dove scappi? Non si può fare sport. Nicola, che scappi? Se abbiamo detto che non si può fare sport, tu non l'hai capito, non puoi fare lo sport. Anna, allora, aiutami, si può fare sport. Sì, certo che, ma intorno a casa sua, sì. No, che casa sua? Lui è, scusami, tu poi, allora, tu devi andare nelle tue vicinanze a fare la spesa, Nicola. 200 metri. Tu sei andato troppo fuori zona, sei andato. Ma i supermercati nella mia zona non ci sono. Non ci sono, come sarebbe? No. Non ci sono. No. Non ci sono. Mm. Cioè MT devo andare a MT. Sì, vabbè, ma non è che dobbiamo fare la nomination di tutti i supermercati adesso. Non hai trovato i prodotti, sei andato fin là in fondo. Potevi aspettare qualche altro giorno. Infatti io ieri mi sono scappato, adesso devo andare venerdì a fare la spesa. E venerdì ti tocca come lettera? Sì, mi tocca. E sempre a te tocca, scusami. No, tocca ogni 3 giorni a me, tocca. Ah, martedì. io non li ho imparati a memoria. Senti, ti posso dare la mia lista anche, perché dicono in televisione i grandi network che per migliorare la situazione uno deve fare la lista. Tu la fai la lista prima di entrare? No, la verità no, io vado, compro il necessario. E sbagli. No, consigliano di fare la lista. Quindi io ti passo la mia lista. Perché con la mia lista tu vai lì, compri quello che è scritto e ti sbrighi subito. Poi, passando per andare a casa tua, la lasci nello studio. Ma io sono venuto a suonare, tu non apri mai. No, tu non ti devono aprire, devi solo lasciare la busta e andare via, perché non dobbiamo avere contatto. Tu l'importante è che lasci la busta e la spesa e poi vada via. E io poi prendo la busta della spesa. Adesso non voglio fare... Gino, non voglio fare pubblicità, però stamattina è successa una cosa che l'ho messo su Facebook, che è stato consegnato una cosa a un cittadino. Sì. Il ragazzo ha paura di essere contagiato, l'ha lasciato fuori la porta e se ne è scappato. Addirittura. L'ho messo su Facebook. E come hanno pagato poi? Come hanno pagato? Ma è stato pagato online. Ah, online. E vabbè, forse ha fatto bene, che fretta, ha fatto bene. Non bisogna avere questi contatti, bisogna stare a distanza. Io gli ho detto al ragazzo, vedi che il vecchietto non ti apre. Vabbè, che me l'ha reso, l'ho lasciato dentro la porta e me ne vado, l'ha lasciato e se ne è scappato. Addirittura, vabbè, spero che poi l'utente abbia... No, poi è uscita la vecchietta e ha detto, scusa, che cos'è questo? Perché adesso te l'hanno messo dentro la porta, te l'hanno portato. Non lo so, io non ho ordinato, te l'hanno mandato, qualcuno te l'ha mandato. Quando ci, possiamo ricollegare per un pranzo, un piatto, mi stavo imbrogliando con i buoni pasto adesso, che dovevamo chiamare l'assessore per delle finanze. Possiamo organizzare venerdì. Venerdì, ma non deve essere, ricordati che siamo in una settimana particolare, quindi gli ingredienti rispetta... La Sacra Scrittura, non mettere ingredienti. Ora ti consiglio, Anna. Venerdì si mangia pesce. Ora ti consiglio, Anna. E non deve essere surgelato, però. Scusami, Anna. Consigliamo a Nicola, ancora ci fa fare brutta figura venerdì. Vabbè, ma credo che lui è bravo. Per il pesce. La ricetta che parlava di finocchi, questo... di stagione, quindi anche prodotti stagionali, per cui era ottima. Io confido veramente nella sua esperienza, perché il Venerdì Santo è una giornata particolare, ma deve dare una ricetta per il Venerdì Santo o per la Santa Pasqua? Per il Venerdì Santo la ricetta o per la Pasqua? Per venerdì, facciamo un piatto
di pesce, di mare, di terra? Mare, ci vuol preparare mare. Facciamo robe di mare. Mare, perfetto. E allora siamo invitiamo, tutti in attesa. Invitiamo tutti i nostri amici e le nostre amiche venerdì a gustare questo piatto di mare a distanza tramite la televisione. Devi essere bravo, piano a spiegare le cose perché dobbiamo prendere appunti per poi prepararlo noi. Va bene? Va bene. A che ora sarà pronto il fornello? Il fuochino? Alle 13. Ma se noi trasmettiamo... Ah, noi venerdì non andiamo... Ma scusatemi, venerdì noi andiamo... Andiamo in onda venerdì? Non possiamo venerdì alle 16. A che ora possiamo? Qui venerdì... No. Nicola, ti chiamo dopo perché qui ci hanno cambiato gli orari. Venerdì. Va bene. Quindi venerdì magari dopo le 17, Nicola. Va bene. Dopo le 17. Va bene, vi saluto. Che schifo, tutto verde. Hai detto che stavi pitturando. Ma scusa, stavi pitturando. Nicola? Sì. Il pennello, ma vediamo, c'è il pennello. Vediamo. No, che quelle il pennello. Dove è il pennello? Ah, è vero. Ma sei come San Tommaso, ma che cosa, dai! È vero allora che sta pitturando. E tu perché non ci credevi, scusa? No, perché lui ha sempre detto che non mi ingozza e mo lo troviamo a lavorare, sul balcone poi. Il coronavirus sta cambiando tante cose, mio caro Gino. Si sta cambiando. Il coronavirus ha fatto diventare tutti cuochi, tutti attori. Tutti cabarettisti, tutti suonatori, tutti buoni. E tu diventi pittore, bravo. Capito? Grazie Nicola, buon proseguimento. No, voglio dare un consiglio a chi sta in casa, a tutti gli uomini che non hanno mai saputo fare niente dei servizi in casa. Cioè? Prendete bravo. Le donne, le mogli, prendete i mariti, cominciate a farli spolverare. A pulire la casa. L'occasione è buona per insegnarli. Sì. Buon consiglio, bravo. Anna è d'accordo con te, ciao. E beh, insomma, fa dare una mano alle signore ciao, in Nicole. Casa, devo ciao, essere Nicola. Grata per questo consiglio, tutto al femminile, grazie. Anna, poi dobbiamo chiedere a Nicola come fa ad avere il baffo che ride. E poi quello è un segreto, non so se ce lo svela. È un segreto. E allora abbiamo concluso la nostra trasmissione? No. Non abbiamo concluso la nostra trasmissione perché dobbiamo proporvi un altro amico. Vediamo un po' se ci mi risponde. Leonardo, dai, su questo numero mi vuoi rispondere? Leonardo, dobbiamo chiudere il programma. Io mi chiedo, tanta gente, il telefono ce l'ha? No, Leonardo ne ha 3 o 4 di linee. E vedi, per quello. Sì. Forse questa linea è per il momento riservata alla ricarica del telefono. Che ne so, non risponde. Gino, allora... Hai visto oggi... le nostre psicopillole, Anna? Ah, bene. Queste psicopillole contro il virus, a cura della dottoressa Andreina Piscitelli? Sì, sono veramente... leggevo anche un comunicato stampa, insomma, l'ha detto anche il consigliere Conca, che c'è questo rischio, no? Di essere afflitti da un po' di depressione, di cadere anche nell'oscurantismo, quindi ecco, qualche consiglio è giusto che venga dato da persone esperte come la dottoressa, e bene avete fatto ad alleviare questi momenti anche di disagio che purtroppo sono inevitabili. Sì. E quindi ringraziamo la dottoressa per questi suoi interventi quotidiani. Leonardo, buonasera Leonardo. Ah,
risposto, buonasera. Scusami Leonardo, ma perché sull'altro numero non rispondi? E l'altro numero lo tengo sotto carico. Hai visto? Che cosa ho vinto? Ho indovinato. Certo. La mucca Carolina. Non scherziamo con le mucche, perché qua c'è il problema del latte, è un problema serio. E allora, sì. Cosa ha preparato oggi la signora Rosa? Senti, oggi leggero, ho mangiato leggero, pollo. Cosa? Pollo. Come secondo? Sì, solo quello e basta. Coscette di pollo, come questo pollo? Ah, sì, coscette di pollo. E vabbè, ma come? Brodino, com'era questo? No, ho fatto in umido. In umido? Sì. E solo il pollo, con un po' di pane? Sì, vabbè, un panino, sì. Non un panino grande, ma un panino mezzo. Anche il panino è fatto in casa? No. Ecco, quindi niente dolce oggi. Eppure ho visto il dolce l'altro giorno. No, ho mangiato un po' di dolce, sì, un tiramisù. Visto che sono troppo giù, mi ha tirato su. Ti sei sentito meglio col tiramisù? così si ingrassa, Leonardo. No, se ne mangi una volta ogni tanto non ingrassi. Poi lo sai qual è il problema dei dolci? Che lasciano il piatto molto sporco. No. No? Non è un problema, Gino, dai. C'è lavastoviglie. E sai cosa ho fatto adesso? Prima di chiamarmi? Sì, vediamo un po'. Lo vedi? Sì, cos'è? L'aranciata, il succo d'arancia. La spremuta, ah, bravo. Mi sono divertito a fare spremute d'arancio. D'arancia, scusa. Sì, ma giusto per passare il tempo. Ma qual è? Tipo spremi agrumi? Come lo ho un estrattore? No, c'è il coso elettrico. Che lo vuoi vedere? Che significa elettrico? Che gira? No, non mi interessa. Che mi fai vedere pure la scatola. Ah, lo Sky è logico. Don Miguel. Quindi è quello che ruota. Sì, quello che ruota, sì. E quindi tu devi mantenere le arance ferme sopra, è quello? No, la spremuta, gli metti il bicchiere sotto e cade, diciamo, il succo dell'arancio. Vabbè, e non ruota lo spremitore, non ruota. Vabbè, se tu metti l'arancia sopra è normale che ruota, se quello togli si blocca. Anna. È che deve ruotare sempre a vuoto. Anna. Gino, un signore mi ha mandato un messaggio su WhatsApp, non dico il nome, ma lui sa chi è, mi scrive: Anna, ciao, ti sto seguendo su Telemai, che mi ha messo una faccetta, sai quelli che ridono, quelle faccette che ridono? Sì. E io gli ho risposto: ti stai divertendo? Chiama in diretta, insomma, evidentemente, e mi ha messo due faccette questa volta. Ma perché evidentemente non riusciamo a far sorridere, questo non è da poco. Sì, ma perché non chiamano, così ci danno anche loro? Infatti l'ho invitato, adesso forse ha sentito, è un tuo concittadino. Ah, chiamano Acquaviva te a Sant'Eramo per ritornare poi indietro ad Acquaviva. Ma se non si può uscire di casa, abbiamo fatto andata e ritorno con poco tempo. Lui ti sta guardando da Acquaviva e sta seguendo Telemic e ride, è molto divertito. Va bene, siamo contenti. Sì, chiamiamo Filippo. Leonardo, dobbiamo chiamare Filippo. Sì. Ciao Leonardo, non mangiare troppi tiramisù, che poi se arrivi in cielo non ti vediamo più. Se le abbiamo trovate queste mascherine, Leonardo, ci sono le mascherine? Senti, non sono andato Luigi, domani mi tocca uscire. Perché? Domani che la lettera tua è domani? Sì, domani è la lettera mia. Ah, senti, dispiace prendere nota? E mi scrivi su WhatsApp, mi scrivi. No, il WhatsApp non si può dare il telefonino, sennò si contamina. Devi far vedere il fogliettino, gli dai il fogliettino. Ti faccio la lista della spesa. Ah. Poi quando passi la lasci, guarda, la lasci. Perché ridi? Allora, Anna, nessuno mi vuole fare la spesa. Ma se in televisione a livello nazionale hanno detto è consigliabile che una persona faccia la spesa per più persone e che vada con la lista per fare più in fretta e non creare la fila.
Tu entri in supermercato, dovunque vada, hai la lista pronta, sai cosa comprare, ti sbrighi facilmente. Ma sai cos'è, Gino? Come sentono che è per Luigi Maiuri? dobbiamo andarci cauti, Anna, ma guarda un po', guarda, questi telespettatori chiamano e fanno pure le battute, va bene. Ma evidentemente c'è bisogno anche di questo, perché qualcuno ironizza, dice ma che l'argomento è, che cos'è? Dice cosa avete mangiato. Io rispondo a chi continua a messaggiare che evidentemente si è perso la prima parte del programma, perché non è che, voglio dire, siamo stati lì a fare, come dire, ad alleggerire. Siamo arrivati alla fase finale del programma e stiamo alleggerendo, proprio perché i temi che sono stati trattati durante questa puntata, ahimè, erano piuttosto pesantucci. E abbiamo parlato con con il consigliere Conca, che ci ha delineato veramente temi regionali che ci rattristano molto, per non dire altro, e quindi sappiamo come siamo messi tutti, chiusi in casa, con regole ben precise, chiusura di trasmissione, il cibo che, come devo, come dire, sottoscrivere, lo vedo per esperienza, se posto sulla mia pagina Facebook un piatto di pasta e lenticchie, scusate, cicerchie, ho fino a 200 like con la pasta al forno, se invece scrivo che purtroppo, come dire, ci sono stati contagi, eccetera, eccetera, e ne ho molto di meno, quindi le notizie bollettino da guerra ce ne sono tante, purtroppo siamo in guerra, i bollettini ci sono sempre, e se vogliamo, come dire, dare qualche piccola, suscitare qui qualche piccola ilarità, consentitecelo, questo lo dico a tutti, in particolare a chi rideva e a chi mi scriveva che, insomma, l'argomento evidentemente era da ridere. Vabbè, sì, detto sì, questo, dobbiamo rilassarci. Io volevo sottolineare, tu sottolini spesso, io qualche volta. Dobbiamo rilassarci, quindi i tubetti al pesto genovese. Leonardo? Ah sì. Ma il pesto genovese perché? Non è un piatto nostro, è genovese? Come dire, è l'abitudine di prendere il pesto genovese. Come l'abitudine? In che senso? Prendiamo sempre quello. Ah, va bene. Comunque domani ti dico che ci sarà un'altra cosa che dovrei mangiare. Cioè, risotto alla milanese? No. Panzerotti fritti, fatti al forno. Panzerotti fritti, va bene. Ma scusa, ma non finite di mangiare, che già pensate a domani, scusate. Comunque, è stato Gino, il signore si scusa per quello che ha detto, adesso chiedo venia. Bene, va bene. Filippo, buona serata, Filippo. Ciao Filippo, mangiare tanto. Direttore, buonasera. Scusaci Filippo se stiamo un po' sdrammatizzando e chiacchierando così come si fa al bar, ma se hanno chiuso tutti i bar, lo possiamo fare in televisione, insomma. Poi noi siamo una piccola televisione locale, non abbiamo il nazionale che chiede, sai, un'etichetta particolare. E che cosa ci racconti, Filippo? Ti stai divertendo? Moltissimo. Mi fa piacere. Moltissimo, perché dall'inizio della tua trasmissione, di questa maledetta, aiutami. Coronavirus? Malattia. Coronavirus, Covid-19. Sì, brava. Che numero? Ah, saluto l'amica Anna Larato. Sì, sì. Ciao. E tutta la redazione, compreso Claudio, che io non lo vedo da secoli. Claudio. Ecco, e non hai avuto la fortuna che ho avuto io. Scusami, l'ultima promessa, dopo mi pongo domande. Sì. La mamma devi salutare, perché tu sai, amici d'infanzia. Benissimo, non mancherò, l'hai fatto tu adesso. Allora Filippo, e la tua signora cosa ti prepara? Qualcosa di particolare?
Veramente non no. Non ci vuoi dire i fatti tuoi? Non ce li vuoi dire? Come dici, come dici all'amica Anna, la sì, Rado, sì. La mia signora è una ex, come si dice, ospedaliera. E quindi? Ospedaliera è poco, ex caposala pediatra. Uh-huh. E quindi lei sta ancora con il discorso di sanità in casa. E io faccio il cuoco. Ah, faccio, siamo contenti. Bello, fermati un attimo, Filippo. Cara Anna, cara Anna, hai visto che anche gli uomini sono bravi in cucina, come Filippo. Sì, me l'aveva raccontato. Chiedetemi. Chiedetemi quante ricette, ve la dico. Però dopo che ho parlato, se mi consente il direttore, prego, Filippo. Di? Vorrei parlare un attimo, 5 minuti, sì, di un peppino ciccarone. Oh, perché? Sì, benissimo, sì, 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 perché? Don Peppino Ciccarone è stato il mio professore alle scuole medie di religione. Uh-huh. Gli anni 70. Negli anni 70, bene. Sì. Dopodiché mi ha seguito durante tutta questa vita fino ad oggi, cioè fino al 7 aprile di 11 anni fa. Mm-hmm. Però è poco quello che ho detto, perché in 1962 io sono diventato un cittadino di Santa Maria Maggiore. Sì. Vederlo in TV, Don Peppino, diretto, sì, mi viene l'ansia e gli occhi lucidi, così me lo ricordo. Sì. È bella questa foto che tu stai mettendo adesso. Sì, è vero, sì. Consentimi una pausa con tutto il cuore, eh. Sì, hai ragione, hai perfettamente ragione. Allora, sì, sì, sì. Gli ultimi anni della sua vita a Santa Maria Maggiore, io sapevo dove abitavo, vicino all'UAC della sua vita. Sì. Lui veniva a piedi tutte le mattine, tutti i pomeriggi e mezzogiorno, io sapevo gli orari. E ci trovavamo alla via San Nicandro, sopra Marciapiedi, e mi concedeva 5 minuti al giorno per parlare. Mm-hmm. Avevate questo appuntamento? Era un appuntamento? No, sì, bravo, un appuntamento così, come si dice, naturale, sì, fraterno. Sì, 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 sì. Perché io facevo i turni. E quando ero libero sapevamo aveva passato un po' qui. E lui gentile sempre, sempre, mi concedeva questi 5 minuti. Ed era un'occasione anche per chiedere consigli, per sfogarti da e parte ti dico, tua. Vero. Sei bravo. Ti dico fraternamente che quei 5 minuti ti animavano, ti davano la forza per continuare a vivere la giornata, mettere dietro tutte le cose nere, brutte, amare, che ci dà questa società. Perché dico questo? Perché tu mi conosci la mia estradizione. Ho fatto un pochettino l'attivista sindacale, non mi posso nascondere. Dico la verità. Quindi Dio di acqua da sotto i ponti ad acqua viva. Eppure a livello nazionale, se vuoi dopo mi chiami qualche altro giorno. Sì. Quindi ad acqua viva io ho avuto un secondo padre che si chiama ancora oggi Don Peppino Ciccarone. Sono contento perché lo spirito di questa trasmissione è registrare queste testimonianze, portarle all'attenzione di tutti coloro i quali seguono, insomma, perché sono esperienze importanti che non devono rimanere personali, restare personali, perché altrimenti non servono a nulla. Noi dobbiamo costruire un mondo migliore anche facendo tesoro di queste testimonianze, di queste esperienze. Ce ne sono tante e tanti come te che ne potrebbero raccontare. Ci dispiace che non riusciamo a mandarle in onda e non le riceviamo, ci farebbe piacere. Ecco, non bisogna essere timidi, non bisogna intimorirsi nel parlare di queste cose in televisione, perché sono aspetti positivi e importanti. Penso che anche a te faccia piacere, Filippo, rendere, diciamo, la verità, giustizia a quello che è un sacerdote che ha seminato tanto e oggi rivede in coloro i quali ha potuto incontrare
quelle persone che stanno a testimoniare la gratitudine per quello che ha fatto nel corso del suo sacerdozio. Ci fa veramente piacere, perché ognuno di noi poi, indipendentemente dal ruolo che ricopre, semina, ed è giusto ricordarlo. Tempo fa io pensavo, presentai all'amministrazione comunale, alla prima amministrazione Carlucci, l'istituzione di un registro presso la biblioteca comunale in cui andare ad inserire tutte quelle persone che avevano dato un qualche cosa ad Acquaviva dal punto di vista sociale, culturale, politico, di qualsiasi genere, perché non si deve aspettare la scrittura di un libro per conoscere la storia, e pensavo di lasciare questo registro nella biblioteca in maniera tale che tutti potessero poi un domani andare a leggere in quel registro la storia del Don Peppino, di Filippo Martellotta, di Luigi Maiulli, di Leonardo Lazzazza, insomma di tutti coloro i quali sono stati ad Acquaviva, hanno fatto qualcosa per la loro città, hanno avuto un significato, anche l'agricoltore, perché no, se magari ha piantato un nuovo tipo di frutta nella nostra città o ha dato sfogo a qualche cosa di positivo. E mi dispiace che sono passati tanti anni e non è stato recepito, perché poi quel registro diventa un documento storico che rimane come un documento importante per la città e non solo di Acquaviva. Allora Filippo, ho rubato già troppo tempo alla tua telefonata, nel senso che sei tu che devi parlare, quindi Don Peppino, Filippo, mi senti? Mi concedi due minuti. Sì, sì. Uno per ringraziare Don Peppino Pietroforte. Sì. Ti sono piaciute le sue parole? Molto bello, sì. Molto, che ha fatto vedere di quando lui era, non so, che io ricordo tutti i sacerdoti che stava a partire da Don Ciai Urri, Don Lorenzo Colanin, Giovanni Tritotti. Ho avuto a che fare, perché io sono cresciuto in Portondo Montignoro, come si diceva in dialetto. Mi segui, direttore? L'azione cattolica della cattedrale. Bravo, bravo, ecco, bravo. Sì. Allora, di Acquaviva, e chiudo questo argomento. L'altro è quello, grazie all'aderazione Maiulli, via Etere, quello che stai facendo tu, l'hai preso da me, perché 40 anni fa l'ho fatto io ad Acquaviva, facendo sottoscrizione per la cittadinanza, per fare una strada, per fare una fognatura, sì, per fare, cioè, i documenti al protocollo del comune di Acquaviva. Ti ringrazio che tu oggi lo stai facendo, questo tuo lavoro, via Eter. Tu... 40 anni fa lo facevo io ad Acquaviva, da solo. L'ultima cosa, scusami, sì, sono, sì, direttore, sì, mi emoziona dire queste cose, sì, perché li sento. E ci mancherebbe. Filippo? Allora, l'ultima, dimmi. Sì, 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 dicevi l'ultima cosa, sì. Fammi qualche domanda. No, dicevi, che altro vuoi? Allora, sì, niente, io ti volevo chiedere, per quanto riguarda l'intitolazione della strada, per la via Don Beppino, bravo, mi hai ricordato, me l'ho scordato. Allora ti dico facilmente, se vuoi ti do una mano di aiuto. Sì. Tu la fai via Etere, io da domani te lo prometto, prendo un foglio di carta bollata, scrivo gli abitanti di via per San Nicandro e via D'Annunzio e faccio firmare questa tua posizione che stai facendo tramite la TV. Sì, questa... Io farò la porto al protocollo del sindaco, così vediamo il consiglio comunale se mi prende, sai. No, ti faccio la promessa. No, dice, ma l'amministrazione ha già deliberato, solo che dovevano trascorrere almeno 10 anni prima dell'intitolazione. E sono 11, quindi adesso bisogna ricordare alla politica che sono trascorsi 11 anni ed è il momento giusto per
Va bene? E quindi noi glielo stiamo ricordando attraverso queste trasmissioni, ma se poi sarà necessario vuol dire che faremo, come tu dici, una raccolta di firme ulteriore, ma non adesso, quando si potrà fare, perché adesso bisogna stare a casa. Questo è il problema, non si può uscire adesso. Filippo, ti voglio chiedere un'informazione. A tua disposizione. Sì, secondo te un cane quante volte al giorno si porta a spasso? So che tu che ami gli animali, insomma, sei, e quindi... Noi ce l'abbiamo in casa, direttore. E quindi quante volte si porta... Prossimamente te lo farò vedere da mia moglie, perché io non so mandare i WhatsApp. Sì, sì, una volta al giorno. Il cane fuori una volta al giorno. Una sola... E vicino alla propria abitazione. Ah, ho capito. Bene. Benissimo, grazie Filippo. E in più, non ho finito. Sì. Bisogna portare gli attrezzi per raccogliere il bisognino. I bisognini, perché tu me li lasci in mezzo alla strada e che fai? Poi ci mettiamo in quindi il tuo paese, il buon nome di Acquaviva. Poi li mettiamo i piedi sopra e ce lo portiamo a casa. Evidentemente questi signori non sono di Acquaviva, che ci tengono come Filippo Martellotta. Mi sono un po' distratti, Filippo, che vuoi fare? C'è qualcuno che è distratto, non tutti sono così. So quello che dico, direttore. Sì. Va bene, Filippo, grazie, grazie. Abbiamo sensibilizzato anche i nostri amici che ci Posso seguono. Posso chiudere l'ultima? Sì, sì. Con l'amica Anna Larata. L'Arato, sì, si è scaricata la batteria forse qui, non sento più nulla. Si è scaricata la batteria, non si sente Luigi, più nulla. Sì. Tutti si chiamano Gino. Sì, Gino. Di festeggiare l'8 marzo. L'8 marzo? È andato così a Cicero Taral. Non l'abbiamo festeggiato il tuo compleanno. Il 9 marzo, il 9, sì. E ci dobbiamo il 9, scusami. E ci rifaremo in un altro momento. Io sarò contentissimo, chiudo, sì, di fissare una data in comune con tutti quelli che vorrà la direzione. Ho capito. Mi fa piacere, grazie. È una buona prova. In bocca al lupo. Buona Pasqua a tutti. Sì, vedremo, speriamo di poterci fare gli auguri più in avanti, in un'altra trasmissione. Io lo faccio adesso a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie Filippo, hai fatto bene. Grazie, grazie, gentilissimo. Buona serata Filippo. Anche a voi, grazie a te a voi. E alla tua signora. Buona serata e auguri. Ciao grazie, Filippo. Grazie, riporterò. Grazie, grazie, buonasera. Ciao, 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 grazie. Buona serata. Allora, Leonardo, dobbiamo concludere la trasmissione. Il tempo a disposizione è terminato. E domani andremo in onda più tardi. Ok. Chiamami su questo numero. Ma tu ci segui, Leonardo? Dimmi la verità, ci segui? Ecco, se non ti seguivo, non ti scrivevo neanche su WhatsApp. Su WhatsApp, dimmi. Quindi venerdì abbiamo la proposta di Nicola Gravina, ci preparerà un piatto. Se tu vuoi preparaci il dolce, così facciamo pranzo completo, Anna. Nicola, no, il dolce no. Pronto, il menù l'hai stabilito, insomma. Allora, abbiamo detto che Nicola deve preparare il primo a base di pesce. Sì, a base di pesce. E tu puoi preparare qualcosa che ha a che fare con le tradizioni pasquali del nostro periodo. Ce la fai? Pensiamo, ci vediamo un po' se riusciamo. Pensiamo di sì, dai. Grazie Leonardo, dai. Buona serata. Grazie altrettanto a voi. Ciao. Grazie Leonardo, ciao. Grazie. Allora Anna, concludiamo questa nostra trasmissione. Domani abbiamo detto che abbiamo alle 16 l'appuntamento con il Giovedì Santo, alle ore 16, la Santa Messa nella Cena del Signore, Chiesa Santa Maria della Salute, in diretta dall'ospedale Miulli. Presiderà la celebrazione Sua Eccellenza Giovanni Ricchiuti. E quindi noi ci collegheremo
dopo la celebrazione, verso le 17:15-17:30. Anna, ti saluto allora. Ti saluto Gino, un saluto a tutti coloro i quali ci hanno seguito e a domani. Grazie, buona serata. Un saluto a voi tutti. Grazie.